Uva Sud. Ho deciso di far leggere dei brani. Sì. E il primo lo leggerai tu. Lo leggo io, sì. Lo leggo io, diciamo, perché ormai è anche tradizione, quindi certo, ci tengo. Ormai... Non sono un attore assolutamente, però diciamo è una cosa che mi piace fare. Dunque, la storia, come diceva anche Gianni, parla di due donne, una in particolare che entra in possesso di un libro, e entra in possesso di questo libro in maniera, diciamo, un po' particolare, e leggendolo, diciamo, ne subirà le influenze e cambierà un po' la sua vita. E io leggo proprio il brano nel quale, appunto, Felicita, che è la donna, appunto, che va in libreria, trova questo libro. I libri avevano sempre avuto un fascino particolare per Felicita. Le copertine colorate, i titoli a volte evocativi e stimolanti, e il potere che avevano di attrarre le persone in quei luoghi deputati a contenerne i significati e a venderne la conoscenza. Le piaceva vagare tra i corridoi degli stand e osservare gli altri clienti, immaginando le loro vite e i loro interessi. Anche quel giorno Felicita si era trattenuta a lungo, sbirciando qua e là alla ricerca di qualcosa che la attraesse e richiamasse il suo interesse. Era nel corridoio della narrativa italiana che aveva incontrato una donna immersa nella lettura della nota critica di un libro dalla copertina rosso bordeaux. L'aveva notata in particolare perché abbigliata in modo molto ricercato, e a lungo era stata ad osservarla nei suoi movimenti eleganti mentre sfogliava distrattamente le pagine di quel libro. Era alta, magra e raffinata, indossava un cappello nero a larghe falde e un paio di grandi occhiali neri anch'essi le coprivano il volto diafano dal trucco pesante, nel quale risaltava una bocca perfettamente disegnata da un rossetto rosso intenso. Le sue mani inguantate di bianco tenevano il libro come fosse una reliquia, con dolce fermezza e sapiente gestualità. Le era passata accanto Felicita e aveva avvertito dall'ondeggiare del suo cappotto bianco un odore di buono e di essenza fortemente dolce e femminile. La donna, infine, aveva riposto il libro sullo scaffale, forse non più interessata ad acquistarlo. E Felicita allora si era avvicinata per prenderlo, incuriosita dall'attenzione che quel testo aveva destato in quella donna. Aveva letto in fretta poche righe della bandella interna. Parlava di una donna e delle sue riflessioni di madre e di moglie, dalle quali sarebbero scaturite insospettate interpretazioni di una dura realtà personale legata al proprio passato. Felicita, tenendo in mano quel libro, ne era rimasta affascinata ed, essendo inoltre l'ultima copia rimasta, aveva deciso di acquistarlo, non prima però di aver fatto ancora un giro di perlustrazione. Dopo circa un quarto d'ora Felicita era ritornata allo scaffale, ma non l'aveva più trovato. Aveva cercato se magari fosse stato messo fuori posto, ma niente. Avvicinandosi alla lunga fila della cassa per pagare alla fine il quotidiano che aveva deciso di prendere, aveva visto la donna dal cappello nero pagare per il libro che lei voleva acquistare, l'ultima copia purtroppo. Dispiaciuta, Felicita era uscita dopo qualche minuto dalla libreria e, riprendendo il suo carrello, si era incamminata verso la fermata della corriera che l'avrebbe ricondotta a casa. Proprio mentre stava camminando aveva visto la corriera fermarsi. Felicita aveva cercato di prendere il mezzo, ma il peso del carrello le aveva impedito di arrivare prima che ripartisse. Dal vetro posteriore dell'autobus Felicita aveva comunque notato la sagoma della donna incontrata in libreria, la quale, incredibilmente, aveva dimenticato il libro sulla panchina in ferro della fermata. Ringraziandola, invito Patrizia Palese a... Prego, prego Sandro. A raggiungermi sul palco, e dopo vi presenterò Patrizia. Intanto Patrizia, appunto, ci leggerà un brano nel quale verrà, diciamo, illustrata la personalità di Adele, che è il secondo personaggio importante del libro. Tanto buonasera a tutti, buona serata innanzitutto. Quella sera rientrammo in albergo entrambi stanchi ma soddisfatti e convinti che il giorno dopo, all'incontro con il presidente, tutto sarebbe andato per il meglio e il contratto sarebbe stato nostro. Decidemmo di fare una doccia e di uscire per cena. C'era un locale, aveva detto Simone, che conosceva molto bene, dove mi avrebbe fatto mangiare dei piatti deliziosi. Ci vedemmo nella hall dell'albergo. Lui indossava un jeans scolorito e una giacca blu. Mi sorprese a pensare che quella sera i suoi occhi azzurro mare brillavano più del solito e il suo profumo penetrante arrivava molto più distintamente a stimolare le mie fantasie.
Dal canto suo Simone aveva notato la mia gonna attillata e il mio gilet ricamato aperto sulla camicia di seta bianca trasparente e continuava a guardarmi fisso negli occhi. Nel locale mangiammo a sazietà e per quasi tutta la cena parlammo del contratto, del presidente e della carriera alla quale lui teneva molto finché, forse complice il vino e la buona cucina, non scivolammo col discorso sulla famiglia, sulle nostre vite fuori dall'ufficio, sul nostro passato e su chi fossimo nella nostra vita privata. È inutile dire che l'alchimia che si creò quella sera fu qualcosa di speciale. Eravamo lì, in un luogo nel quale entrambi ci sentivamo stranieri e dove le mie parole e le sue insinuazioni creavano quel gioco non detto tra un uomo e una donna adulti alle soglie del rivelare i propri desideri. Uscimmo dal locale e camminammo a lungo per la città. Faceva caldo, nonostante fosse notte inoltrata, e così ci fermammo più di una volta a bere qualcosa per rinfrescare le nostre ugole, provate dal tanto parlare. Simone mi raccontò di sua moglie e di suo figlio, quasi a volermi rassicurare della sua serietà e nel contempo del suo distacco da certe cose quali l'innamoramento, l'attrazione e tutto quello che avrebbe potuto rompere il sano equilibrio familiare nel quale viveva già da 5 anni. Dal canto mio avevo ben compreso quel ragazzo già da tempo. Lo avevo osservato spesso in ufficio e avevo trovato il suo modo di proporsi, specialmente alle donne, quanto di più riduttivo e privo di amor proprio si potesse usare allo scopo di riuscire a conquistare la considerazione di qualcuno. Con me ciò non era mai accaduto. Avevo 10 anni di vita in più sulle spalle e questo mi faceva sentire al sicuro da qualsivoglia tentazione, anche se non nego che la sua fisicità così scattante e asciutta era stata più di una volta ospite delle mie fantasie di donna matura, ma quella sera era tutto diverso. Il tempo sembrava averci rapito e sospesi in un limbo fatto di sguardi e parole sussurrate, di fumo di sigaretta misto alla fragranza profumata dei nostri corpi accaldati. Poi, d'improvviso, Simone aveva deciso sarebbe stato meglio proseguire la nostra conversazione in albergo e, prendendomi per i fianchi, mi aveva invitato ad accelerare il passo verso la macchina parcheggiata poco dappresso il ristorante. Arrivammo nel parcheggio dell'albergo. Le luci dei lampioni illuminavano il piazzale semivuoto di una luce arancio che contrastava violentemente con i riflessi bianchi della luna sulle acque del tratto di mare antistante la terrazza dell'albergo. Fermiamoci un po' qui in macchina, ti prego, mi disse Simone con un filo di voce. Guarda che spettacolo abbiamo davanti. Perderlo sarebbe davvero un peccato. Sorridendo acconsentì a restare un po' in macchina e godermi la vista del mare con lui, ascoltando le sue parole intense e per certi tratti audaci. Volevo ringraziare Patrizia e presentarvela. Patrizia Palese è un'attrice, autrice di testi teatrali, una scrittrice, una sceneggiatrice, è una donna, diciamo, un artista a 360 gradi che ho avuto modo di incontrare alla manifestazione Nuovi Autori nel Cuore di Roma, della quale lei insieme ad Albagnazzi e Anna Maria Funari è promotrice appunto di questa manifestazione che vuole dare nuova voce a nuovi autori emergenti o esordienti e che fa una presentazione al mese sulla terrazza del Vittoriano in una cornice veramente splendida. Conosco le amiche Alba e Anna Maria. Adesso Patrizia ci leggerà un altro brano che parlerà proprio di questo, cioè dei tentennamenti di Felicità che ha cominciato a leggere il libro e qualche dubbio se lo fa venire. Povero ragazzo, pensò Felicita richiudendo il libro e stringendolo a sé. È già triste pensare a un amore non ricambiato tra un uomo e una donna, ma vederlo tra una madre e un figlio è davvero qualcosa di terribile.
quanto deve aver sofferto Roberto dell'indifferenza di Adele. Eppure la protagonista non sembra poi così superficiale. Una persona che come lei è stata capace di vivere le esperienze che racconta è una persona sensibile e attenta ai sentimenti, che peraltro sa descrivere così bene. Davvero non capisco. Certo, durante il ricovero Adele è stata una vera madre, presente, tenera e materna più che poteva. Non ha fatto mancare nulla al figlio, al contrario del padre e della sorella, due personaggi negativi dei quali non fidarsi e dai quali sarà alla larga. Deve avere una gran forza Adele, lo si capisce da ogni storia che racconta, in particolare nel modo in cui la racconta, senza grandi coinvolgimenti e squilibri, sempre con la fredda razionalità di chi, da ciò che gli è accaduto, ha imparato come affrontare la vita, facendo esperienza e non accumulando rimpianto né rancore sui quali fermarsi rischiando di non farcela. Forse la forza di Adele è proprio questa. Tutte quelle storie piene di amore, anche di rischi corsi e paure vissute al limite dell'angoscia, l'hanno fatta crescere e maturare, dandole così occasione di farne consapevolezza per il futuro. Questo accade soltanto a chi della vita fa una strada da frequentare, un luogo di incontri, un'occasione di scambio reciproco e non un contenitore di abitudini, modi e consuetudini studiati da altri, per i quali sono state magari esperienze, ma che per noi restano soltanto uno sterile copione da seguire. Oh, e cosa ho fatto io finora? Potrebbe mai esserci un autore interessato a scrivere la mia storia? Cosa potrei mai raccontargli? Ritmi ripetuti per anni, sempre allo stesso modo, sempre con l'intenzione di fare ancora meglio le stesse identiche cose. Una ricerca di perfezione volta soltanto ad alcuni aspetti della vita, escludendone a priori altri. Come continuare insistentemente a riordinare un'unica stanza della casa, mentre ne hai altre alle quali dedichi soltanto poche ore al mese, e altre ancora dove non entri mai, solo per paura ti possano condurre nelle stanze di quella casa delle quali non conosci neanche l'esistenza. La paura è stata spesso un freno che purtroppo non ho neanche dovuto mai azionare, sì, perché ho sempre evitato di trovarmi in situazioni dove fosse necessario farlo, rinunciando di conseguenza ad assaporarne almeno la consapevole scelta di farlo. Adele è una donna forte, ma non è forse la forza una dote che nasce proprio dalle difficoltà che quotidianamente viviamo e che ci rende sempre più in grado di sostenerne di più pesanti? Alle volte mi sento ridicola a pensare alle mie difficoltà tra la cucina, la casa, il mercato, le stanze note che mi sono state suggerite fin da bambina e che ora sembrano soltanto una piccola parte del castello dalle mille stanze che la vita dovrebbe essere per ognuna di noi. Riponendo il libro sul tavolo, Felicita si alzò asciugandosi una lacrima dal viso. La casa era immersa nel silenzio più profondo e anche all'esterno il vento aveva smesso di soffiare, come se tutti i rumori del mondo fossero stati assorbiti dal frastuono di voci, pensieri e immagini confuse che ora affollavano la sua mente. Grande. Fare un quadro senza Adele. Grande davvero. Patrizia. Giustamente diceva, è difficile fare il quadro senza tela, è una bellissima immagine.